quasi, eh? Siamo una SD, un'associazione sportiva dilettantistica di Comuna Volta e da qualche anno cerchiamo di riportare i giochi tradizionali dei nostri nonni, dei nostri alcuni dei genitori al servizio di tutti i bambini, perché per non perdere mai le tradizioni. Il cerchio, che è il cerchio di una ruota con un bacchetto per spingere, oppure c'è la sgabardio, come la chiamo noi, che è una trottola che si lancia con uno spago. Poi c'è lo sciupetto, che è il fuciletto con gli elastici. È bello quando i bambini prendono questi giochi e cercano di provare, soprattutto con il fuciletto, col cerchio, ci provano e sorridono e ridono e sono contenti, anziché magari stare tanto attaccati ai cellulari. L'incuritudine è un sentimento che pochi hanno, più che un sentimento direi anche un modo di essere, insomma. C'è la farinata, ci sono i ravioli, la buridda, si può mangiare un po' di tutto in questa sagra. Liguritudine in tout court, diciamo. E le frittelle di baccalà le facciamo con farina, acqua e un po' di sale e del lievito di birra, a cui poi aggiungiamo del baccalà saltato in padella che si disfi un po' con un po' di cipollotto. Invece quelle di verdura, sempre la stessa pastella con acqua, farina, sale e lievito, a cui aggiungiamo le verdure. Io ho messo cipollotti e zucchine e un cucchiaio di pesto per darci un po' di sprint. Queste sagre qui sono cose a cui sono legato fin dall'infanzia. Mangiare alcuni di questi piatti è un ritorno alle esperienze primordiali, la farinata, le acciughe fritte, le cozze che noi chiamiamo muscoli. Quindi insomma è una cosa bellissima, poi qua nei vicoli è una cosa davvero divertente, perché è anche affascinante, è evocativo, insomma è proprio una ben organizzata questa sagra. La conosco solo dall'anno scorso perché i miei suoceri sono venuti a vivere ad Albisola e quindi me l'hanno fatta conoscere. Ho già mangiato qualcosina, ma conto di fare un giro, diciamo, un po' da tutti e assaggiare un po' i vari piatti, le varie specialità. Ma è una bella iniziativa, perché finalmente qui anche il centro di Albisola Superiore si anima. Sono contenta che si sia ripetuta questa edizione, perché io sono proprio del posto e sono contenta che venga valorizzato. Tra l'altro qui intorno ci sono molte impalcature, stanno rifacendo tutte le facciate di Via della Rovere, quindi è una bella occasione di festa per i turisti e i residenti, per riscattare questo borgo. Penso che sia un'iniziativa molto carina per ringiovanire un po' Albisola. Una cosa molto bella, perché non c'è mai niente Albisola, è un vicolo che una volta c'era 40 negozi, ci siamo ridotti piano piano, vede cosa c'è. Ben più poco, e una volta l'anno darci un po' di spunto penso che sia una cosa bellissima. Sono orgogliosa di essere nata sotto questo campanile.